Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo in partenza dalla struttura e da Castello di Neuschwanstein, direzione Otzaler, Gleichenstrasse, più o meno si dice così, Austria, il passo più alto d'Europa. Andiamo. Questo è l'altro castello che abbiamo visto anche ieri nel video precedente. In Austria. Republik Austriaca. Questa è la caserma di confine. Non presidiata. E andiamo sulle vette più alte d'Europa. In realtà questa che percorreremo è la strada asfaltata più alta d'Europa senza sbocco, perché ci sono diversi dibattiti. Se cercate su Google vedrete che la strada più alta in assoluto d'Europa è in Spagna, sui Pirenei, ma si tratta di una strada chiusa, non aperta alla circolazione pubblica, quindi si arriva solo fino a 2200 metri, mi pare. Poi è uno sterrato, tra l'altro, che si può percorrere solo con dei permessi. Poi c'è il valico, diciamo, di confine più alto d'Europa, oppure c'è la strada senza sbocco, come in questo caso, più alta d'Europa. Diciamo che la strada asfaltata più alta è questa qua, Otzaler-Glestenstrasse, che si trova in Austria ed arriva a 2800 metri. Guardate che prati in fiore con le montagne sullo sfondo, siamo in Austria. Ragazzi, il meteo ci sta graziando, ma ho visto che sull'Otzaler piove e quindi dobbiamo capire con che entità scende la pioggia e decidere cosa fare, perché a 2800 metri un'acquazzone che a 600-700 metri può sembrare innocuo, a quella quota può essere neve o comunque molto più pericoloso a livello anche di raffiche di vento. Quindi adesso vediamo, decidiamo in base al meteo cosa fare. In ogni caso dobbiamo per forza passare attraverso il passo del Rombo per tornare in Italia, per svalicare, dove c'è un bellissimo museo di moto, che è il museo più alto del mondo di moto, e quindi possiamo ripiegare con una visita a quel museo. Ovviamente io penso sempre anche alle alternative, ma se riusciamo faremo entrambi, in base al tempo. Tutto sta nel meteo e nel tempo che, di utilizzo, di, diciamo, tempo utile di guida. Vediamo, dai, incrociamo le dita. Signori, l'Austria riserva strade davvero meravigliose, veramente. Cioè, bellissime strade asfaltate nuove, larghe, piene di curve, e hanno tutti i KTM, gli austriaci veramente. Ma ha senso, perché sul misto stretto così, cioè, ci sono curvoni anche veloci, ma come vedete serve magari il bicilindrico per poter eseguire questi sorpassi veloci tra una curva e l'altra, e quindi le andature sono comunque a velocità, cioè, diciamo, non elevata, ma occorre che ci sia la ripresa per arrivare a godersi un po' di strada. Quindi tutti col KTM, e c'ha senso perché il motore KTM è il bicilindrico più potente che sia in circolazione, a mio avviso. Ducati si avvicina, ma KTM è davvero poderoso come bicilindrico. Poi, se parliamo di altri motori, 3, 4 cilindri, ovviamente cambia il discorso. Comunque, ragazzi, a parte le strade, anche i panorami, guardate che bello, davvero una meraviglia l'Austria. È un parco giochi per motociclisti, infatti è pieno di tedeschi, i tedeschi vengono tutti qua. Steinkastel.
Austria. Ragazzi, ci siamo fermati un attimo per una sosta. Alle mie spalle il castello di Fernestesse, ve lo scrivo, è bellissimo, con una cascata dietro e un lago di fronte dalle acque cristalline. È appartenuto ai signori di Asburgo, risale al XIV secolo per quello che ho letto, e nel 1600 fu trasformato in fortezza. Era privato, era una dimora privata, sempre sotto il dominio austro-ungarico. Andiamo a vedere. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this be a champion in the walls of the Hall of Fame. Ragazzi, che strade l'Austria. Meraviglioso. Ottal. Meraviglia, ragazzi. Siamo entrati in Ottal, nella zona di Ottal. Mancano 35 km al paese dove gireremo per capire se riusciamo a salire sulla strada più alta d'Europa. Guardate che cascata che c'è là sopra. Abbiamo agganciato questo gruppo di tedeschi, una decina di chilometri che stiamo facendo questa meravigliosa strada insieme. Davvero è un paradiso, ragazzi, è bellissimo, eccezionale, sembra di essere nel film Into the Wild in Alaska. Temperatura 17 gradi, fa freschino, infatti adesso prima di salire ci fermiamo e ci mettiamo la termica. Speriamo che sia aperto, dai, adesso vediamo. Ragazzi, strade pazzesche, pazzesche, davvero bellissime. Cioè, l'Austria mi ha sorpreso, è una delle più belle, insieme alla Francia e alla Svizzera, ma qua i limiti sono più sensati ed è veramente, tra panorama e strade, è un paradiso. Stiamo attraversando Solden, che è il paese dal quale poi si svolta, si sale sulla strada più alta d'Europa, che credo sia anche a pagamento, e adesso verifichiamo. Eccoci, ragazzi, questo è lo svincolo che indica. Allora, questo era il cartello, 1875 metri. Stiamo salendo sulla strada più alta d'Europa. La strada è bellissima, larga, veramente ampia per essere un 2000, oltre 2000. Ma questo è il casello che secondo me indica che è chiusa. Adesso vediamo. Perché o non si paga. Io non lo capisco se Dear Reverse Old West. Vediamo di tradurre quella dicitura e capiamo. Cosa devo fare? Traduttore? Conteggiatore.
pure il dito, vabbè. Bahakkanen. Solden. Solden sarà la città. Sì, ok, vai, dimmi. Bunsen. Bunsen. Con la K? No, CH, CHN. Sì. Viel, Viel. Spazio con quella... Gli impianti di salita vi auguro buon... E allora è aperto, scusa. Non si paga. Proviamo. Al massimo gli diciamo che c'era scritto... Allora, non si paga, ragazzi. Io vedo che qua c'è il verde e quindi abbiamo tradotto quella dicitura. Diceva gli impianti di Solden augurano buon divertimento. E quindi proviamo. Al massimo torniamo indietro. Guardate che posti. Il panorama, ragazzi, è bellissimo, veramente stupendo. Qua c'è proprio il ghiacciaio che si sta sciogliendo ancora. Allora, non è la cima più alta d'Austria perché quello è il Grossglockner, che abbiamo visitato ieri dal versante di Lienz, ma questa è la strada più alta d'Europa, di Austria e d'Europa, asfaltata, senza sbocco. 2800 metri dovrebbe essere la cima. La temperatura sta scendendo, ci sono 11 gradi, ma non piove, ragazzi, per ora non piove. 2390 metri, ragazzi. Saliamo. Impressionante, ragazzi, senza guardresi, sale ripidi. 2480, ottavo tornante. Siamo gli unici qua sopra. Non c'è neanche sul navigatore, guardate, siamo nel nulla. C'è anche una leggera pioggerellina che ha iniziato qua, quasi sulla cima. Siamo quasi in vetta, ragazzi, guardate che roba. È un ghiacciaio, ma non ho mai visto una strada così alta, tenuta così bene e così ampia. Gletscherzeit. Questi sono gli impianti. Continua. Guardate quanto ghiaccio, ragazzi. Vediamo. È impressionante. E la strada prosegue. Qua un po' sporca, ovviamente.
Ragazzi, c'è la neve che ferma la strada, praticamente non si va oltre. Una foto di rito e torniamo giù. Allora ragazzi, scendiamo. Diciamo che possiamo dire di aver quasi conquistato la vetta più alta d'Europa, mancavano proprio pochi metri, ma oggi è il 4 giugno e c'è ancora tantissima neve qua sopra. Siamo a 2800 metri e ci sono 5 gradi, dietro in quel tornante lì ce n'erano 4, mi segnala ghiaccio su strada e guardate di fronte a voi. Come vedete, quando il ghiaccio è così azzurro vuol dire che la luce non filtra ed è praticamente anni e anni di stratificazione. Questo ultimo tratto è impervio, ragazzi, la strada è alta ma ovviamente le intemperie qua, credo che di notte si vada ancora a meno 10 qua sopra, almeno, guardate quanta acqua si scioglie in mezzo alla strada, c'è praticamente un guado. Ok, e ci sono lavori costanti, però qua in Austria è davvero tutto tenuto splendidamente, fanno manutenzione adeguata. Un altro biker in lontananza, un miraggio. Vediamo se mi chiede informazioni o no. Grande. Siamo gli unici a spingerci così. Buonasera. È molto molto impervio, ragazzi. Adventure. Adesso scendiamo, dai, poi proseguiamo e andiamo a prendere il passo del Rombo, un altro passo alpino altissimo sopra i 2000, dove appunto c'è il museo più alto d'Europa di moto. Strada che abbiamo percorso là in fondo, eccezionale. Adesso se mi fermo un attimo facciamo una dronata. Qua è più tranquillo e non diamo fastidio a nessuno. Ok ragazzi, iniziamo la discesa e ci dirigiamo verso il passo del Rombo, un altro passo altissimo oltre i 2000 dove c'è appunto il museo di moto. Se vediamo con il minutaggio in fase di montaggio, se non riuscirò vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video imperdibile, ovviamente con queste meraviglie. Andiamo al passo del Rombo, ciao ragazzi!